Madonna delle Grazie, Mastella Crocca, vaccinarsi come atto di carità. Covid, De Luca, obiettivo, tutta la campagna immunizzata entro il 2021. Addio a Vincenzo Romano, 36enne tifoso giallorosso. Nuoto, la sannita Stefania Pirozzi, pronta per la terza Olimpiade. Destinazione Tokyo. In occasione della ricorrenza religiosa che celebra la Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'arcivescovo Monsignor Felice Accrocca hanno invitato la cittadinanza tutta a vaccinarsi. Un monito in un momento difficile come quello che sta attraversando il territorio per l'emergenza sanitaria in corso, per cercare insieme di sconfiggere la pandemia. Una festività dunque che preme sui principi religiosi di umanità e carità, pensando al prossimo attraverso il vaccino come atto di amore verso la società. I fuochi d'artificio si faranno regolarmente. A darne comunicazione è l'assessore al commercio Alfredo Martignetti all'esito del sopralluogo tenutosi in prima mattinata insieme ai funzionari del comune e della questura di Benevento. Pur tra molte difficoltà organizzative, spiega, siamo riusciti a porre in essere tutti i passaggi e gli adempimenti necessari a garantire la regolare tenuta del consueto spettacolo pirotecnico. Di tanto ringrazio apertamente il dirigente, l'architetto Iadicicco e i funzionari del comune, Beatrice, Spagnoletti e De Luca, per il costante impegno profuso diretto a garantire lo svolgimento dello spettacolo. Nei giorni scorsi con il sindaco Mastella avevamo valutato la possibilità di fare i fuochi pirotecnici proprio per dare un segnale positivo alla cittadinanza, senza però compromettere la sicurezza che sarebbe venuta meno se avessimo proceduto all'organizzazione ordinaria della festa patronale con bancarelle di vario tipo e le giostre. Il nostro obiettivo è immunizzare la campagna entro il 2021. Questo vuol dire che dobbiamo fare la seconda dose per quelli che mancano all'appello, cioè che dobbiamo passare da 5 milioni e 41 mila vaccinati a 9,2 milioni di vaccinati. Questo è l'obiettivo al quale stiamo lavorando, lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questa battaglia, ha aggiunto in diretta Facebook, la si vince con la tenacia quando non ci si distrae, quando non ci si stanca per strada. Noi dobbiamo avere una tenacia feroce tedesca. Dobbiamo fare 9,2 milioni di vaccinazioni entro il mese di novembre e così dovrà essere. Sono 213 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 16 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 3 in Campania, Piemonte e Sicilia. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.469, in calo di 63 unità rispetto alla giornata di domenica. È scomparso all'età di 36 anni Vincenzo Romano, appassionato e tifoso del Benevento Calcio. Il giovane non è riuscito a vincere la sua battaglia contro un male che non gli ha lasciato scampo nella notte della festività della Madonna delle Grazie. Vincenzo era conosciuto in città sia per la sua grande passione per i colori giallorossi, sia per l'attività di famiglia in via Torre della Catena. Cordoglio da parte di tutto il mondo sportivo giallorosso. Per il giovane appassionato di calcio, volato via troppo presto. Il Consiglio di Stato, su ricorso del Comune di Benevento, difeso dagli avvocati Dresda e Catalano, ha annullato le ordinanze del TAR Campania con le quali erano stati sospesi gli avvisi pubblici del dirigente ai servizi al cittadino del Comune di Benevento per la presentazione di domande al Centro Sociale Polifunzionale per i Disabili La Fenicia e gli atti conseguenti. Il TAR Campania aveva concesso la sospensiva degli atti del Comune alla ricorrente cooperativa sociale La Solidarietà, che riteneva sussistere il proprio diritto in via esclusiva all'erogazione delle prestazioni del servizio del Centro Sociale Polifunzionale per Disabili tramite la propria struttura. Pertanto, a differenza di quanto dichiarato a mezzo stampa da esponenti della cooperativa La Solidarietà, all'atto della sospensiva del TAR Campania annullata, il Consiglio di Stato ha riaffermato la piena legittimità degli atti del Comune per la concessione del servizio per i disabili per garantire agli stessi la continuità del servizio socioassistenziale.
ancora un importante riconoscimento per l'Ordine dei Fate Bene Fratelli per l'impegno e la dedizione nella cura degli ammalati in ogni parte del mondo. Nel corso di una prestigiosa cerimonia, infatti, fra Gerardo D'Auria, superiore della provincia romana dei Fate Bene Fratelli e vicepresidente dell'AFMAL, ha ricevuto il premio Comunicazione 2021. A conferire l'importante riconoscimento a fra Gerardo D'Auria è stato il Comitato dell'Ordine del Leone d'Oro di Venezia nell'ambito del Gran Premio Internazionale, che da qualche anno premia anche i personaggi che si sono contraddistinti nei diversi campi del panorama italiano. Con fra Gerardo D'Auria anche alcuni collaboratori: Giovanni Brenna, Antonio Barnaba, Alfonso Del Sorbo e Ciro D'Auria. Nicola Danilo De Luca ha ufficializzato in una conferenza stampa pubblica che sosterrà Luigi Diego Perifano durante le elezioni 2021, una scelta annunciata per sostenere il candidato del centrosinistra sulle questioni che riguardano il bene della città di Benevento. La scelta riguarda in particolar modo il piano d'azione di Perifano, che è totalmente sostenuto da De Luca in tutti i suoi punti. Nelle ultime settimane abbiamo scelto la linea del silenzio. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, vista la delicatezza della situazione che sta vivendo il centrodestra nel tentativo di trovare la squadra in molti importanti comuni capoluogo. Il nostro senso di responsabilità è stato frainteso, visto il diffondersi di notizie completamente prive di fondamento, e dunque ci tocca ribadire: il nostro orientamento in queste settimane non è cambiato. Le possibilità che Forza Italia appoggi il modello che gli altri partiti del centrodestra hanno scelto di adottare semplicemente non esiste. Così Nascenzio Iannace, coordinatore provinciale. Inutile millantare di appoggi di partiti e movimenti che semplicemente non esistono a Benevento o hanno fatto altre scelte o in ogni caso sono state scatole vuote. Così si fa male al centrodestra. Si è tenuta nei giorni scorsi in modalità online una nuova riunione del tavolo tecnico per l'orientamento, il successo formativo e l'accompagnamento al mondo del lavoro e del tavolo di lavoro per l'educazione civica, promossi dall'Unifortunato e ai quali hanno partecipato da tutta Italia scuole, ordini professionali, aziende ed associazioni. Il tavolo per il confronto e il dialogo con le scuole e le parti sociali è un'esperienza che dal 2016 l'Unifortunato porta avanti nell'ottica di una stringente sinergia con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo e lavorativo. La riunione è stata l'occasione per una verifica delle attività di orientamento e di accompagnamento al mondo del lavoro e public engagement promosse. Nell'anno 2020-2021 è stato registrato un incremento del numero delle parti sociali interessate del 126%. Le attività di orientamento hanno coinvolto circa 12.000 studenti di diverse scuole superiori italiane. Gli studenti, per il 53%, appartengono a licei e il restante è proveniente da istituti tecnici. Le consulenze di orientamento hanno avuto un incremento del 15%. Il Super Enalotto torna a far parlare di sé in Regione Campania. Nel concorso del 1 luglio è stato centrato un 5 del valore di 15.495.000 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di Via Benevento 129 a Montesarchio. Il jackpot intanto è arrivato a 44 milioni di euro, che verranno in palio nel prossimo concorso. Dopo il grande successo ottenuto nelle prime due tappe in Piazza Castello a Benevento, l'azienda Barbapapà di Cosimo De Luca, che ha ideato un evento dedicato tutto ai bambini e che si occupa del noleggio e dell'intrattenimento dei bimbi, allestimento di giochi gonfiabili e giganti, darà vita nei giorni 2, 3 e 4 luglio ad una nuova iniziativa nella Villa Comunale nei pressi della Cassa Armonica. Stiamo tornando, i gonfiabili giganti li troverai a partire dalle ore 18:30 nei giorni 2, 3 e 4 luglio. Saranno montati giochi gonfiabili differenti caratterizzati da percorsi ludici alternativi. Agenzia pubblicitaria di Benevento ricerca figure da inserire come agenti per la vendita di spazi pubblicitari televisivi, radiofonici e cartacei e per la ricerca di sponsorizzazioni per grandi eventi. Si richiede entusiasmo, una spiccata motivazione per il ruolo, flessibilità, determinazione, buone capacità di interfacciarsi con gli imprenditori, capacità relazionali e di negoziazione. Si offrono alte provvigioni e premi al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sostegno e motivazione diretta dal referente interno. L'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi. Per candidarsi, inviare curriculum vitae aggiornato a targetbeneventoagency@gmail.com.
Salve a tutti, sono Giovanni Pirocciolo di Art Jewel Design Salon. Oggi vi volevamo presentare le nuove promo del negozio Art Jewel Design Salon, che saranno valide per il mese di giugno, luglio e agosto e saranno valide per tutti i giorni della settimana. Le nuove promo si suddividono in promo basic, medium e gold. La promo basic comprende colore e piega a 29 euro, colore, taglio e piega a 37 euro. Poi c'è la promo medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi c'è la promo gold, total look, che comprende colore, giochi di colore, toner, taglio, trattamento di ricostruzione e piega al costo di 89 euro. Inoltre abbiamo anche una fidelity promo, che sarebbe un abbonamento di 4 pieghe a 39 euro da effettuare in 30 giorni. Ovviamente saremo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, compreso la prima e l'ultima domenica del mese. Con questo vi saluto e vi aspettiamo nel nostro negozio Art Jewel Design Salon, sito in via Cupa Ponticelli numero 8, e vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, alla pagina Art Jewel Design Salon. Grazie mille e vi aspettiamo. Non so se più con la testa o con il cuore, sicuramente con tutta me stessa ho combattuto fino all'ultimo metro per realizzare il sogno della terza Olimpiade. Così la nuotatrice olimpica sannita Stefania Pirozzi. Questa Olimpiade voglio dedicarla a tutte le persone che mi vogliono bene e che hanno creduto in me in tutti questi anni, ma anche a me stessa, che non ho mai mollato. È stato un viaggio molto lungo, proprio come un volo aereo oltreoceano. Ci sono stati momenti difficili ed incerti, proprio come una turbolenza. Poi è iniziata la fase di atterraggio, la più semplice apparentemente, ma la più complicata. Ci sei quasi, mancano pochi metri, però non sei ancora atterrato finché le ruote non toccano terra. Lì finalmente è Tokyo. La nuotatrice annuncia così sui social di essere pronta per la terza Olimpiade, che si svolgerà in Giappone. Alla palestra Rampone di Benevento è in programma la terza gara playoff di Serie C tra Accademia Volley e Villaricca, la finalissima che mette in palio la promozione in Serie B2. Il Benevento 5 ha acquisito di diritto le prestazioni sportive di Lucas Sabanes. L'argentino è il secondo rinforzo per Mister Oliva in vista del prossimo campionato in Serie A2. Inizia col botto la stagione 2021-2022 della cestistica Benevento, che di comune accordo con lo storico Bruno Annichiarico ha scelto il nuovo coach. Ad allenare i cinghiali sanniti nella prossima season sarà Adolfo Parrillo, sannita di Airola, proveniente dalla Virtus Arechi Salerno, dove nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di head coach in Serie B. Negli ultimi anni si sono visti anche grandi risultati con le giovanili della stessa Arechi, che ha portato la cestistica a pensare al matrimonio con l'allenatore sannita. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.